Grazie mille Maria De Filippi per avermi intrapreso in questa strada lavorativa. Avevo bisogno di un plus. Grazie alla signora Maria De Filippi sono riuscito a trovare un secondo lavoro. Grazie mille signora Maria. Applausi. A me fa morire quando c'è posta per te. Arrivano i postini e fanno: buongiorno, siamo signora Maria, siamo qui a Quarto Giaro, adesso andiamo dal signore che ha fatto questo e questo. Signor Luca, oggi io sarò uno di questi postini. Mi fa troppo ridere. Prendete il foglio. Dovete prendere il foglio. Dalla sua parte destra, non dalla vostra. Ho creato un piccolo laboratorio di buste di Maria De Filippi. Sempre meglio che creare un laboratorio e sottopagare le persone per fare le proprie scarpe. Oggi è il primo giorno di festa dopo Ramadan. Per chi non sapesse cos'è Ramadan, sono 30 giorni in cui noi possiamo mangiare solo dopo il tramonto. E poi appena sorge il sole non possiamo più mangiare finché poi non ritramonta di nuovo. Quindi oggi è tipo il free day, capito? La mamma ha preparato questi dolci qua. Sono i tipici dolci egiziani, però c'è un problema. Devo chiamare il mio dietologo perché mi ha detto: non posso più bere nessuna bibita, non posso più bere succo. Non lo so, lo videochiamo in diretta davanti a voi così non gli metto parole in bocca. Uè, buongiorno dottore. Uè, buongiorno King, come stai? Mi scusi il disturbo, non volevo disturbarla a quest'ora qui senza preavviso. Io non ho capito cos'è questa cosa qui dell'IRAP. Oh, ma non capisci proprio niente, te l'avrò detto almeno 1000 volte. Sì, ma... mi scusi. Tu non puoi più bere nessuna bibita. Ok. Ma ormai questo non è più un problema, King. Siamo nel 2023. Compri la tua borraccia e rap. Ok, l'ho già fatto. Ci metti la cialda. Ok, l'ho già messa, è qua. La riempi d'acqua. Riempita già d'acqua, tutto quanto. E poi bevi. Ho messo la cialda alla fragola. Come fa a sapere di succo alla fragola se c'è solo acqua e non ci sono zuccheri? Come faccio? Oh, bevi! Ok. Sa di succo alla fragola. Non so come sia scientificamente ancora possibile. In realtà è come se tipo ti mandasse un incantesimo alla narice. Cioè tu annusi, senti l'odore, inali l'odore e l'odore si trasforma in sapore. Io non sono uno scienziato, ma secondo me questa è un'invenzione degli alieni. C'è un problema perché la bicicletta... un altro postino dice posta per te. La bicicletta è in macchina. Loro non ci stanno. Come fanno? Vabbè, l'importante è mettere la cintura. Ovviamente a questa parte, signora Maria, le chiedo scusa. Va bene che ti fai male, ti tagli e tutto quanto, tutto quello che può succedere, ma la felpa del merch non deve accadere niente. Signora Maria Di Filippi, stiamo arrivando. La mamma di Marco ci ha dato un suo cappellino per sembrare dei postini, perché io non pensavo fosse così difficile reperire dei cappellini da postino. E io so benissimo che è molto importante per la vostra origine, per il vostro paese. Tutto quanto. Questo cappello è stato il cappello che ti ha scelto, ti ha messo in questa casa come a Harry Potter. Lo considero con tutto il mio cuore, con tutto quanto. Ma mia mamma si arrabbia se no. Tranquillo. Passo il telefono. Guardate da dove sta registrando Zia. Guardate da dove sta registrando Zia. Guardate Andrea. Mettiamo la bicicletta sgonfia, così la gonfiamo qua davanti a tutti. Figura facciamo per il nostro programma. Adesso ci licenzia Maria, lo sai vero? Guarda quanti aspiranti di Maria De Filippi bikers. Anche voi siete dei postini aspiranti per Maria De Filippi? Zero? Ok, pensavo foste pure voi parte del programma. Sono il postino di Maria De Filippi. Sono io. I video che vedo che saluti qualcuno dico voglio essere io. Siamo qua e adesso ti ho salutato. Ovviamente noi siamo molto più organizzati, cioè abbiamo proprio un furgone della Mercedes stra enorme da 60.000 euro, quindi secondo lei ho un outfit da postino? Sì. Adesso vediamo la consegna della posta, Giulia. Eccomi qua signora Maria De Filippi, sono arrivato a 1 settembre, 31 dicembre, sabato 9:10. Adesso andremo alla persona a cui dovremmo consegnare la lettera. Grazie mille signora Maria De Filippi per avermi dato la possibilità di partecipare a questa cosa qui ed avermi dato il lavoro nonostante... C'è una posta per voi. Signora Luisa? Io sì. Sono il postino di C'è posta per te 2024. Luisa, lei è stata chiamata per partecipare a C'è posta per te. Tra 5 minuti andremo in onda con la signora Maria De Filippi. C'era una persona tantissimi anni fa, tanti anni fa, 40 anni. Questa persona l'ha vista, questa persona si è perdutamente innamorato di lei. È sposata con il signore? Sì. Allora le dico chi è, così magari se vuole fare il beef o vuole sfruttare il momento dell'hype per fare tipo un match di box o qualcosa tipo Logan Paul, chi è sai. Questa persona si chiama Giuseppe. Quando lui l'ha vista al bar, ti ricorda di un certo Giuseppe visto al bar?
Magari se vuole dirlo di nascosto, così suo marito vero non vede. Io sono una persona limpida. Ok, quindi no problemi con gli snitch. Perfetto, perfetto. La signora De Maria di Filippi vorrebbe invitarla per vedere se c'è possibilità nell'accensione del fuoco. Signor Giuseppe, ah, siamo in diretta con Maria De Filippi adesso. Eccomi qua, signora Maria, sono qua. Il postino dice apposta per te. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento. Siamo qui a casa della signora Giovanna. Per l'amore perduto, l'amore. Ah, mi scusi, signora Maria, sì, ho sbagliato, va bene. Signora Lisa, a consegnare la busta per vedere se quell'amore perduto ormai può essere rigenerato. La signora è sposata, ma quello non è un problema, perché in Messico puoi avere più di 3 mariti. La busta. Sì, no, ma lascia stare, dai. Vuole aprire la busta? Signora Luisa, lei sta perdendo. Ho trovato mio marito che è un uomo d'oro. È un uomo d'oro, ma non ha l'oro, perché quel signore, in realtà, il signor Giuseppe. Di altri Giuseppe non ne conosco. Magari tipo lei era, non so, la signora, la ragazza che frienzionava tutti, aveva un botto di DM intasati e quindi non riusciva più a rispondere a nessuno. Il signor Giuseppe ha un patrimonio di 10 milioni di euro. Il signor Giuseppe possiede una casa a City Life, vicino a Federico di Lucia, vicino a Salvatore Aranzulla. Possibile che adesso magari lei cambi idea, magari faccia la gold diggata del secolo? Avrà anche 100 milioni. Miliardi di quello che vuoi. Io, il mio amore è lui, eh. Oh. Signora Maria De Filippi, signora Maria De Filippi, noi concludiamo questa giornata perché la signora non ha accettato la busta. Arrivederci, signor Giuseppe. Un bacio, arrivederci. No, le buste di Maria De Filippi. 67. Più avanti. Mi sente? Siamo di C'è Posta per te. No, guardi, non ci interessa. Guarda. Dobbiamo parlare con lei per la busta. No, guardi, posso, perché non posso uscire. La ringrazio lo stesso. Se vuole possiamo entrare noi con la busta. Salve, siamo di C'è Posta per te, il programma televisivo. No, non voglio niente. Dobbiamo consegnarle la busta. No, non voglio niente. Dobbiamo fare pace. Vai via, la prego. Vai, prima. Ma cammino o corro? Vai. La signora Maria De Filippi la vuole, non io. Sono andata col paese, ma signore. Mi fa molto paura. Siamo di C'è Posta per te. La signora Maria De Filippi ci ha mandato qua oggi per una situazione molto particolare che era successa all'incirca 35 anni fa. Sono il postino dell'edizione 2024. Io non so se lei era andata 35 anni fa al McDonald's di Milano. Mi ricordo. Aspetta. Puoi rifare. C'era il tappo? Sì. Aspetta un attimo. Aspetta. Rifai il countdown per Maria De Filippi. Se vuole fare un attimo la scena in cui si esce dal cancello. 2, 1, via! Sono di C'è Posta per te, il programma di Maria De Filippi. Stiamo registrando per il 2024, quindi è come se fossimo già nel futuro, perché poi saremo in realtà in videochiamata con la signora Maria De Filippi, perché lei adesso è in una specie di studio con dello green screen dietro. Quindi ha lo green screen dietro. Ti ricorda per caso qualcosa di 20 anni fa? No. Il signor Xuder, non so se lei ha presente. No. Perfetto, questo è il soprannome. Noi non sappiamo in realtà il suo vero nome. Il signor Xuderone le ha chiesto. Xuderone? Xuderone è un grande uomo. Bello, capelli sì. Lunghi e barba molto folta. Il signor Xuderone era il cassiere del McDonald's di 20 anni fa. Siamo qua per far scattare di nuovo la scintilla, perché il signor Xuderone all'incirca 20 anni fa si innamorò di questa signora al McDonald's. Ti ricorda per caso? No. Se riesce magari, non so, a far finta di avere un'epilessia o qualcosa, così magari si ricorda. No, zero proprio. No. Saremo con la signora Maria De Filippi tra pochissimo. Aspetta che non la sento. Non ti sento, Maria. Maria? Sono problemi sempre. Maria, ok, ti sento. Adesso vedremo se la signora accetterà o meno di incontrare lo Xuderone, l'uomo che la ricerca, che l'ha ricercata e che l'ha sempre amata profondamente durante tutti questi anni. Come una nuova era piena di building, una nuova era piena di tryharding, una nuova era piena di scala muro scala, che solo in pochissimi capiranno. Già prevediamo che ci sarà questa battuta qui perché l'abbiamo ripetuta 7 volte nel programma. Non vogliamo sentirlo arrabbiato, triste. No. L'Oxiderone no. Bisogna farlo contento l'Oxiderone. Mai. Non possiamo mai lasciarlo triste. Signora, lei conosce il programma, signora? C'è Posta per te? Sì, c'è la posta per lei. Woo! Quindi lei durante il weekend è più probabile che sia qua o durante il fine settimana? È la stessa cosa. Era per testare se lei fosse attenta. È attenta. Grazie mille. La saluto dall'Oxiderone. Un attimo.
Salve, siamo Dice Posta per te, c'è una busta per lei da Maria De Filippi. Sì, e lo so che potrebbe essere molto di sorpresa, ma è sempre così per tutti. Scenda pure. Eccoci qua, l'abbiamo trovata. Oggi siamo qui per lei, non per nessun altro. Perché? Perché siamo qui per lei. 20 anni fa, nei prezzi di Rozzano. Stiamo parlando di Monte Carlo, Rozzano, chi se lo ricorda? Il fatto che può farle capire e ricordare è Pachi. Cosa le viene in mente se le dico invece Rozzi? Sì, giro a Rozzi, rime fra giro a Rozzi. Allora invece se a Milano ci chiamano Ammo? Lei urla Pachi. Io urlo Pachi? No, non è lei, è la frase, è la frase. Noi siamo qui in realtà per conto di una persona. Magari lei si è dimenticata, ma in realtà non si è dimenticata. Lo so benissimo, ma il signor Xuderone è già stato preso. Se le dico Ariana Grande, si ricorda qualcosa? Irene Grande? Ah, no, viene in mente no. Che è una cantante, no. Ma Ariana Grande no. 25 anni fa io lei forse neanche ci frequentavamo. Ah, siete tipo amiche lei, cioè tipo siete conosciuti, cioè tipo no, su Discord. No. Lei le ha fatto un torto. Un torto che lei non si è dimenticata. Cos'è successo però? Perché non si è fermato fino a lì il bispiccio e il litigio. Lei signora ha alzato la mano e le ha mollato, mi scusi il termine, un coppino. La signora spiega che il coppino era così forte, potente, le ha lasciato il segno dietro. Il segno era così potente, la signora è andata da Guinness World Record per vedere un attimo se questo coppino rientrasse nella categoria. Io non so se si ricorda quando ha fatto 360 no scoop di coppino. Non ho capito. No, assolutamente no, non mi ricordo. Lei nega. 4, siamo con Maria De Filippi 3. Tra pochissimo. Sì, ecco, mi sono appena arrivato. Ciao Maria, è un piacere per me anche. Sì, è la signora del coppino. Cos'è che è successo? Aveva un segno? Ha una piccola cicatrice sul palmo. Ha per caso una piccola cicatrice sul palmo destro? No. Posso chiederle? Sì, signora Maria, non ha nessuna cicatrice. Cioè. Quindi non era lei a... No, la signora Maria dice che era lei. Io mi fido della signora Maria perché lei dice sempre la verità. Vuole ricevere la busta e partecipare per concludere questo beefing. Lei sa come funzionano le cose ormai. Un beefing si trasforma in un testo. Un testo si trasforma in un music. La musica si trasforma in un dissing. Il dissing si trasforma in una base trap per far sì che voi entrambi vi dissiate. Io vi consiglio di accettare la busta prima che si mischino rossi, gialli, blu, zone di qua, zone di là. No, no. Certo. E non accettare la busta che cosa comporta? Venire nel programma. E perché non vai nel programma? No, perché non fa per me. Tu che programma siamo? C'è Posta per te. Grazie mille, ci vediamo signora Chiara, arrivederci, arrivederci. Buone cose, buone cose. Arrivederci, arrivederci. Ciao, arrivederci. Ci vediamo in C'è Posta per te, o per tre, o per quattro. 67.000.